Ciao ragazzi, oggi facciamo vedere un video dedicato a tutti gli appassionati di calcio e nello specifico ai Pro Evolution Soccer 2011 su Android. Cosa facciamo vedere? Facciamo vedere che la versione è stata aggiornata e ha portato diverse novità. In primis, la versione è arrivata alla 1.0.6 ed include i comandi fisici per l'Xperia Play, quindi chi ha un Sony Ericsson Xperia Play potrà giocare con i controlli più ottimizzati. Non so se si può leggere Xperia Play Optimized. Però a parte, diciamo, questa novità, in realtà c'è anche un'altra novità che passa, diciamo, probabilmente inosservata perché non viene citata nel changelog, che però è molto gradita da tutti, ossia l'aggiornamento delle rose al calciomercato invernale. Infatti adesso vi facciamo vedere magari un video con l'Optimus Black e vediamo appunto che le rose sono state aggiornate. Nell'occasione vediamo anche come si comporta l'Optimus Black con il gioco. Innanzitutto, come si può notare, il menu della configurazione dei comandi, della scelta, è stata un po' cambiata. Prima c'era ancora, diciamo, l'iPhone, adesso è stata rimpiazzata proprio dall'Xperia Play, ecco. Quindi un po' più in tema Android. Comunque, scegliamo magari la squadra. C'è magari il Milan. C'è magari l'Inter, così accontentiamo anche i cuginetti. Quindi innanzitutto, come si può notare, abbiamo infatti Cassano, Ronaldinho non c'è più e abbiamo anche i vari Van Bommel, abbiamo le Grottaglie addirittura, Emanuelsson. E ci dovrebbe essere anche, sì, questo qui Didac Villa, che è una sorta di fantasma. Comunque c'è anche lui. Ovviamente è in linea, quindi dovrebbero esserci i vari Ranocchia, Pazzini, quello giapponese, mi sa, Nagatomo, o come si chiama. Vediamo. Sì, ecco, siamo Pazzini, c'è. Cioè. Poi Nagatomo starà in panchina. Vediamo. Inoltre mi sembra un po' leggermente, forse è solo la mia sensazione personale, che la grafica sia ulteriormente migliorata, cioè mi sembra un po' più pulita. Come vedete anche l'Optimus Black comunque si comporta molto bene con questo gioco, in quanto c'ha comunque una GPU dedicata, il PowerWare SGX 130 che fa il suo lavoro, quindi qualsiasi gioco gira molto bene. Ma dai. Vabbè, fermiamoci qui. Quindi questo è, diciamo, un piccolo video per far vedere le migliorie della nuova versione di Pro Evolution Soccer 2011. Quando aggiornerete, mi raccomando, è meglio se state, diciamo, sotto wifi, perché non aggiornerà soltanto la versione, ma riscaricherà tutti i 50 MB sulla memoria, diciamo, SD, e quindi
sarebbe meglio avere, diciamo, il telefono connesso sotto la connessione wifi, se non volete che il vostro traffico dati, il vostro piano dati sia consumato molto velocemente. Nell'occasione ricordo che tra qualche giorno apparirà sul sito la recensione scritta, video recensione completa del LG Optimus Black, e quindi daremo, diciamo, tutte le informazioni possibili su questo bel telefono. E con questo è tutto, vi rimando quindi al prossimo video, che sarà appunto la recensione del Black. Un saluto da Matteo, ciao.